Siamo a Palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli, per una nuova puntata qui a Udine di Sintagma Itinerari d'Arte Musicale. E siamo nella stanza della musica del Museo Etnografico, dove sono raccolti diversi strumenti musicali per una rara collezione che va dalla musica antica al tardo Ottocento, esplorando i panorami della musica che si è svolta in Friuli, sia di ambito antico sia di ambito popolare. Per cominciare subito con un pezzo forte, un unicum della collezione, è la Spinetta di Dominicus Pisaurensis, un marchigiano che però preferiva farsi chiamare Dominicus Venetus, Domenico da Pesaro. Famoso, riconosciuto, raro ed eccellente costruttore di strumenti musicali a cavallo fra 5 e 600, un costruttore che operò, realizzò degli strumenti per personalità insigni come Josefo Zarlino, che è il padre dell'armonia tonale moderna, poi ancora Filippo II, re di Spagna, e la famiglia Medici. Altri musei accolgono gli strumenti realizzati da Domenico da Pesaro, ma sono musei importanti come questo etnografico. Ricordiamo, un elemento è presente al Musée de la Musique de Paris, un altro è presente all'Accademia degli Amici della Musica di Vienna e ancora uno all'Università di Lipsia. Questo strumento è davvero uno strumento particolare del 1563, che fa parte della collezione Ciceri, e se andiamo ad osservarlo da vicino notiamo degli elementi di sicuro interesse. È uno strumento di fattura italiana, a cassa pentagonale, la tastiera è sporgente a balcone in posizione centrale, dunque uno strumento diverso da quelli della fattura fiamminga, è composto da 50 tasti con ottava corta o detta anche scavezzata, in sesta per un risparmio ergonomico nel già poco spazio appunto che occupa questo strumento. Sono molti anche i legni che lo compongono, il fondo è in abete, il somiere è in noce, le fasce, le fiancate della tastiera e la tavola armonica sono in cipresso, l'asse guida dei tasti è in faggio, mentre per quanto riguarda i tasti, quelli diatonici, ovvero quelli bianchi del pianoforte, sono in bosso e quelli cromatici in noce dipinta di nero. In modo interessante è il dipinto che si trova sulla cassa levatoia, ovvero sul coperchio, che in qualche maniera ci fa supporre l'origine di questo strumento. Alcuni studiosi hanno ravvisto nel castello che qui è rappresentato sulla destra, il castello di Artegna, da dove appunto pare provenire lo strumento. Castello calato in un contesto mitologico che è il mito celeberrimo di Eco, la ninfa che poi rimarrà senza voce ma solo con l'eco della voce, e il mito di Narciso. Interessante anche la parte posteriore della cassa levatoia, che raccoglie un trofeo di strumenti musicali tra un oboe, un traversiere e un corno naturale appunto dipinti. Luoghi, suggestioni che ci invitano a una riflessione sul mondo dei castellieri, ed è interessante sempre nel contesto della musica friulana ricordare che qualche anno dopo la costruzione di questo strumento, precisamente nel 1574, passò per il Friuli e precisamente a Porcia re Enrico III, re di Francia appena nominato, che trascorse una notte al castello di Porcia tra musici veneti ma anche della nostra regione, dove si intrattennero con vivaci e felici danze, tra cui quelle proprie della nostra cultura, di cui diremo in qualche puntata successiva. Per proseguire con gli strumenti qui raccolti di derivazione colta, ma di uso anche popolare, abbiamo questo bellissimo salterio del XVII secolo, uno strumento che ci rimanda a una figura che abbiamo già evocato nelle precedenti puntate, ovvero quello di Davide, re e profeta di Israele,
autore dei Salmi e dunque del Salterio che raccoglieva i 500 Salmi, nome che poi viene attribuito anche a questo strumento, per cui la lettura, la cantillazione dei Santi veniva accompagnata attraverso le esecuzioni strumentali di brani appositi eseguiti sul Salterio, che poteva essere a pizzico, a sfregamento o a percussione. Questo strumento è fondamentalmente in legno di abete con i fori di risonanza disegnati su legno di susino, è composto da tre ponticelli e 100 caviglie, che sono i luoghi in cui vengono fissate le corde, qui riunite in cori di 4 file ciascuno. E per concludere questa prima puntata al Museo Etnografico del Friuli, siamo nel Salone Nobile di Palazzo Giacomelli per ammirare ancora nel novero della musica antica un'arcaria musicale dipinta sul soffitto. Vediamo rappresentati 5 angeli in volo mentre suonano degli strumenti musicali, direi di greca memoria. Partendo dalla sinistra notiamo un angelo sullo sfondo che tiene in mano il bastone della direzione d'orchestra, così succedeva fino più o meno al periodo barocco, mentre nell'altra mano regge un tamburello. Al suo fianco abbiamo un suonatore di flauto di pan con 9 canne in bambù. Al centro un altro angelo che tiene in mano la lira, strumento a corde, grande rappresentante della musica lirica e corale. Dietro un putto che tiene in mano un foglio di musica pentagrammata e infine al suo fianco un suonatore di mandola, ovvero un liuto piccolo con cavigliere a falcetto, come si può notare. E cosa c'è di meglio per fondere la musica di stampo antico del periodo dell'umanesimo con lo strumento più rappresentativo della cultura popolare friulana, ovvero la fisarmonica, se non ascoltando una canzona di Girolamo Frescobaldi interpretata dal fisarmonicista Sebastiano Zorza.